mi sono ritrovato in spiaggia da solo ad ascoltare il rumore delle onde ed il suono del vento. Ad osservare il mare e i suoi colori e mi sono domandato: cosa può spingere una persona a mollare tutto e decidere di vivere su quest'isola? So follow the sun, the direction of the birds. Cercando online ho trovato una scuola di longboard gestita da un italiano e dopo aver scambiato qualche messaggio mi ha invitato a casa sua per raccontarmi la sua storia. Cherish this moment, cherish this breath. Ho appena parcheggiato, dovrei essere a casa di Nicolò, che dovrebbe essere questo l'indirizzo giusto. Ora vediamo se mi apre. Buongiorno. Buongiorno. Nicolò, piacere. Benvenuto. Eccoci. A Lanzarote. Grazie. Nicolò vive a Lanzarote da 8 anni, eppure essendo sempre stato contrario a mettere le radici, ha deciso di aprire su quest'isola la sua scuola di surf. Ho iniziato a surfare quando ero un bambino, quando avevo 14 anni. E quando in Italia surf praticamente non esisteva ancora. Come mi è venuta la passione? Mi è venuta la passione guardando questo film. È una storia tra amici nell'America degli anni 60-70 durante la guerra del Vietnam. Ok. E dove si parla, sì, di surf, ma non solo. Si parla, diciamo, dell'atmosfera che c'era in quel mondo. E ovviamente longboard, cioè il surf che si surfava negli anni 50-60-70. Visto questo film all'età di 14 anni mi sono innamorato del surf. E lì ho iniziato a surfare in Italia. Da quel momento in poi ha iniziato a surfare a Bogliasco. Andava con gli amici dopo la scuola a guardare altri ragazzi che avevano già iniziato a surfare. Nel momento in cui doveva scegliere se continuare gli studi o far diventare il surf la sua vita, per varie motivazioni ha dovuto scegliere la prima. Però il sogno è sempre rimasto. E allora che cos'è successo che gli ha fatto cambiare idea? Quando una notte sono andato a dormire ho sognato che c'era una mano con la sabbia che cadeva e mi sono svegliato dicendo: è la mia vita. E non può essere così. Quindi, svegliato la mattina con questo sogno illuminante, ho chiamato un mio amico spagnolo dicendogli dove posso andare. E nel frattempo sono andato in ufficio, mi sono licenziato, andavo già domani, però mi dicendo basta. Ed è iniziata qua la mia vita. Praticamente il mio amico mi ha detto: vai alle Canarie. Le Canarie non sapevo dove erano. E no, sono arrivato qua per 3 mesi, sono stato qua, ho esplorato l'isola chiaramente surfando, okay. Era quello che mi interessava, vabbè, sì. Vedere se c'erano le onde, che mi piacevano tutto quanto, e mi sono innamorato di questo posto, sinceramente. Mi sono innamorato dello stile di vita che hai qui, che è uno stile di vita molto più rilassato. Okay. Non ti dico che non ci sono delle difficoltà, ci sono come da altre parti, però è uno stile di vita dove tu ti alzi la mattina, c'è il sole, non devi stare a guardare l'orologio, oddio, se non esco di casa presto non arrivo in ufficio. Qui è tutto molto più rilassato, molto più tranquillo, la vita è molto più all'aria aperta. Però non ha deciso di stabilirsi subito a Lanzarote, perché sì, alle Canarie si può surfare tutto l'anno, ma poiché d'estate non ci sono grosse onde costanti, per chi surfa da molti anni è meno affascinante. Io diciamo che ero affamato di onde, quindi avevo voglia di surfare proprio tutto l'anno, quindi sceglievo luoghi nel mondo dove poter surfare e lavorare per mantenerli. E quindi ha girato tra Portogallo, Indonesia, Australia e poi ha deciso di stabilirsi a Lanzarote. Quando arrivai qui ho incontrato un vecchio di qua. Ah, ok. Un vecchio local che mi ha detto: l'isola o la ami o la odi. Se la ami, vivrai qua, te ne andrai. Magari per anni, però comunque sempre tornerai. Se la odi, non tornerai più. Invece qua è successo così, nel senso che io ogni volta che ho deciso di andare via da qui, compravo sempre un biglietto di andata. Okay. E dicevo: boh, non so se tornerò. Mi è successo in Portogallo, mi è successo ovunque sono andato. Il fatto è che ogni volta che poi sono atterrato nel posto nuovo, già dopo 2 giorni cominciavo a dire: voglio tornare a Lanzarote. Perché alla fine cosa succede? Questa è un'isola, cioè tu puoi viaggiare il mondo, ci sono posti stupendi, però questa è un'isola dove alla fine della fiera è dove stai meglio in assoluto. È un'isola dura dove vivere.
Sarà un'isola che se ti devo di quest'isola alla fine non te ne vai. La sua giornata tipo comincia con lo scegliere la tavola in base alle onde. Io surfo solo longboard, sono le tavole, okay. Sono le tavole degli anni 50-60, quindi sono tavole che vanno dai 9 piedi in su e che danno la possibilità di avere uno stile completamente differente rispetto alla tavola corta. La tavola corta è più uno stile veloce, rapido, skate. Ok. La tavola longboard è una tavola dove più tu giochi con l'onda, danzi sulla tavola, però anche lì ci sono differenti tipi di tavole in base al tipo di onda. Ok, chiaro. La cosa bella del longboard è che è una tavola che ti permette di surfare da onde di 50 cm a onde di 6 metri. Quindi questo va bene anche nel Mediterraneo, dove ci sono onde magari d'estate o d'inverno che non sono granché, però comunque con un longboard hai sempre la possibilità di divertirti in qualunque modo. Ed è per questo che ha aperto la sua scuola di longboard. Quando ho deciso di aprire la scuola ho scelto di fare una scuola solo ed esclusivamente di longboard, okay. Che era qualcosa di cui mancava. Allora ho cominciato a pensare, cosa ti piace veramente fare? E io ho pensato, io surfo solo longboard quando sono bambino, quindi mi piace il longboard. Vuoi aprire una scuola? Sì, ma vuoi aprire una scuola per diventare ricco o una scuola per insegnare la filosofia del longboard? Opto per la seconda, cioè insegnare la filosofia del longboard. Perché dietro al longboard hai una filosofia. Che la filosofia del longboard basicamente è passiamo tempo con gli amici, okay, e divertiamoci. Ed è quello che ti permette di farlo questa tavola. Quindi è andare in spiaggia con onde microscopiche, però sono con gli amici, sai cos'è? Vado a farmi una surfata. Onda piccolina, però alla fine ti diverti comunque. Quindi è più una filosofia di amicizia. Prossimo step, le previsioni meteo. E dopo aver deciso dove andare, prepariamo il materiale. Il longboard è una tavola che va dai 9 piedi in su. Fa conto che un piede sono circa 33 cm. Ok. Quindi facendo il calcolo sono quasi 2,80 m di tavola. Dimmi se posso aiutarti, fare qualcosa no, senza non fare danni. Okay. Assolutamente. Vai. Puoi fare, se sai com'è la tecnica si può fare da solo. Perfetto. Quindi diciamo che le tavole di solito è sempre meglio metterle in queste fonde, diciamo, okay, che sono, si chiamano tecnicamente calzettini, okay, che sono tavole che servono per riparare un po', sono custodie, diciamo, che servono per riparare un po' la tavola da eventuali colpi, tutte queste cose. Se poi non usi la tavola per un po', che non surfi, cosa succede? Siccome le tavole sono praticamente scivoli sopra le tavole, perché scivolano, allora hai bisogno che la cera la metti sopra, ah, okay, per far sì che la tavola abbia, come si dice tecnicamente, il grip. Scelta la tavola, mettiamo la cera per non scivolare. Viene messa su tutta la tavola, perché per poter surfare, accelerare e decelerare, devi camminare sul longboard. Quando vai a surfare, è imprescindibile montare il leash, che permette di surfare in sicurezza e recuperare velocemente la tavola. Nel longboard viene legato sotto il ginocchio o alla caviglia. Ora siamo pronti a partire. Andiamo che siamo pronti, sì o che? Andiamo, ti seguo. Funziona, cioè cosa fai durante la giornata? Fai lezioni adulti, bambini? Allora, diciamo che quando ho aperto la scuola, come ti dicevo prima, cosa volevo fare? Volevo fare qualcosa che mi piacesse in primo luogo. Okay. Quindi ho sempre solo surfato longboard, quindi dico va bene, apriamo una scuola di longboard. E poi volevo insegnare non solamente a surfare il longboard, ma a dare un qualcosa di qualità, cioè che la gente imparasse a surfare, però imparasse anche tutta la filosofia che c'è dietro al longboard. Ok. Che secondo me era l'ideale, quindi diciamo che ho aperto una scuola dove i gruppi, per esempio, ho deciso di fare dei gruppi innanzitutto omogenei, adulti con adulti, bambini con bambini. Ah, ok. Questo non mischio mai, okay, i bambini con gli adulti. Secondo, gruppi molto piccoli, nel senso che per legge qui alle Canarie ci può essere un istruttore ogni 8 persone, però secondo me 8 persone per un istruttore sono troppe, nel senso che non puoi dare le giuste attenzioni a le tutti. Le giuste attenzioni a tutti quanti, perché ognuno poi impara, ognuno ha diversi impara gradi, diversi gradi. No? E quindi secondo me il numero perfetto sono 4 persone. Con 4 persone diciamo che tu puoi dare diciamo che puoi seguire tutti personalmente. Ok. Nel senso che ognuno ha le sue necessità, ognuno fa dei piccoli errori, quindi con 4 persone la cosa è molto gestibile.
come si svolgono le mie lezioni? Le mie lezioni si svolgono innanzitutto sono di 3 ore. Ok. Perché più di 3 ore diciamo che diventa molto faticoso, poi soprattutto i primi giorni che inizia a surfare. E si arriva vabbè, in spiaggia, si fa un riscaldamento, poi c'è sempre una parte teorica, che secondo me è estremamente importante, dove si inizia praticamente a spiegare le regole di sicurezza in acqua e in spiaggia, e quindi diciamo che sono quei 10-15 minuti dove ti spiego come la interpretare sicurezza, le correnti, diciamo la sicurezza. Dopodiché sulla spiaggia si iniziamo a fare degli esercizi, vi faccio vedere diciamo agli studenti degli esercizi che dopo loro devono praticare in acqua. Ok. Una volta che li facciamo in spiaggia, che in spiaggia le cose sembrano che funzioni, che la gente ha comunque capito, andiamo in acqua. In acqua ogni 10-15 minuti la gente, per 10-15 minuti la gente pratica. Ok. Sotto la mia stretta sorveglianza, ovviamente. E dopo 10-15 minuti faccio uscire le persone dall'acqua e correggo a ognuno i piccoli errori che fanno. Ah, ok. E li miglioro. Una volta corretti gli errori, che le persone magari non hanno capito cosa devono fare o come si fanno le cose, come devono essere fatte meglio, spiego altre tecniche e di nuovo uguale, le persone vanno 10-15 minuti in acqua provando il nuovo esercizio, le nuove tecniche, per poi ritirarli fuori e di nuovo spiegare cosa c'è di sbagliato, se hanno fatto le cose bene o se hanno fatto le cose più o meno bene, dove possono migliorarle o dove possono capire meglio le cose che magari non avevano capito. Beh, molto interessante perché lavori proprio passo passo, quindi cioè, sì, con calma, però si fa, cioè, la correzione subito, quindi c'è proprio una cosa fatta bene da subito, cioè diciamo, e la possibilità di seguire tutti, perché essendo gruppi piccoli alla fine riesce a seguire ognuno nella propria difficoltà del momento. Esatto, poi diciamo che dopo, perché prima di andare alla scuola, come ti dicevo, ho lavorato in giro per fare un'esperienza, diciamo che negli anni che ho lavorato ho diciamo studiato e messo in atto un sistema di insegnamento che va per gradi, ok, dove ti porta a poter surfare autonomamente dopo 3 o massimo 5 lezioni. Ah, questo poi dipende dal soggetto, perché ognuno, come ti ho detto, impara con i suoi tempi. Beh, comunque molto poco in realtà, cioè io non sapendo niente avrei detto che ci voleva un po' di più per imparare, invece... Allora, se non prendi lezioni e provi a farlo da solo, molte volte lasci perdere, okay, nel senso che poi non capisci come si fa, non capisci perché non ti innervosisci, poi innervosisci, non capisci come si fa a salire sulla tavola. Seguendo invece il mio metodo, che praticamente è un metodo che va passo passo da zero, ok, o se tu sei già un surfista che hai dell'esperienza, analizzo e studio il tuo punto, diciamo, di surf, il tuo livello di surf, e da lì si parte, non migliorando, correggendo piccoli errori per poi proseguire. Perfetto. Quindi diciamo che è un sistema di insegnamento che va a gradi. Ok. Il principiante totale si parte proprio da zero e dal proprio ti spiego dal come stare sdraiato su una tavola a come remare, e ti dico, fino adesso non è mai successo che dopo 5 giorni di lezione una persona non sia in grado di alzarsi autonomamente su una tavola e surfare autonomamente una propria onda. Bello. No, questo sì, è molto emozionante, questo diciamo è molto emozionante, la gente quando all'inizio lo dico non ci crede, mi dicono no è difficile, no è impossibile, no non è impossibile assolutamente. Ma a proposito di emozione, no? Te cosa provi quando fai surf? Cioè, cos'è per te il surf? Che è una domanda tosta, penso. È una domanda tosta. Cos'è il surf? Il surf per me in particolare è una forma di vita. Ok. Nel senso che provi delle emozioni quando surfi che secondo me non puoi provare nessun altro sport. Innanzitutto perché sei circondato dall'acqua in continuazione. E quindi io sempre lo dico alle persone che vogliono imparare, dico attenzione che non vi piaccia, perché poi diventa quasi una droga, nel senso che una volta che ti piace vuoi sempre solo surfare, organizzi le vacanze in base a dove ci sono le onde, e questa non è la cosa più bella, diciamo. Quindi per me è proprio uno stile di vita, surfare mi calma, quando ho uno stress o quando devo sfogarmi o... vado in acqua a surfare e torno felice. Okay. È una, adesso che diciamo che è molto di moda comunque anche il meditare, è uno sport che dà anche la possibilità di meditare, nel senso che spesso quando sei solo nell'acqua aspettare un'onda circondato dalla natura provi sensazioni di estrema connessione con la natura, calma,
rilassato, non ti senti mai solo, perché per esempio anche se sei solo ma hai un surfista a 200 metri di distanza, è lontano, ti dà la possibilità di stare da solo, però comunque non ti dà quella sensazione di disagio che a volte uno può provare a dire qua da solo nell'acqua. E per me diciamo che è proprio una, è una vita, vivo per il surf. Ma e c'è un ricordo, un momento proprio emozionante che ti ricordi proprio bene, o comunque magari dici no guarda, per me tutti i momenti sono particolari, oppure ce n'è uno che te lo ricordi impresso bene, che è una giornata, un momento? Sì, me lo ricordo, quello che dico sempre ai ragazzi che vengono alla mia scuola: la prima volta che riesci a alzarti in piedi su una tavola. Ok. E a me è successo, ormai ho 47 anni, quasi 48, la prima onda che ho surfato ne avevo 14, quindi si parla di 30 anni fa. E mi ricordo il momento in cui sono riuscito a surfare circa forse 3 metri di onda. Ok. E nel senso 3 metri di lunghezza, sì. Non era un'ondata. E me lo ricordo perfettamente. Vabbè, ai tempi, ti dico, io ho imparato da solo, perché okay. La scuola ai tempi non esistevano, soprattutto in Italia. Quindi puoi immaginarti, all'inizio era un disastro, nel senso che nessuno mi spiegava com'era le cose, li imparavo guardando e cercando di imitare quello che vedevi. Però mi ricorderò sempre che era un inverno e stavo in questa spiaggetta, questo paesino che si chiama di fianco a Genova, che è Bogliasco, mm-hmm. E in inverno in Ligure ci sono abbastanza umido. Ah, ok. Devi sempre aspettare la, diciamo, il temporale, la tormenta, sì. Quello che è. E niente, eravamo lì con gli amici, come al solito, in acqua, provando e riprovando sulla base delle spiegazioni dei più grandi. E me lo ricorderò sempre che ho visto quest'onda e ho pensato, questa riesco. E non so come, onestamente dico, non so come sono riuscito a salire sulla tavola e a surfarmi quei 5 metri di onda. E mi ha dato una sensazione che mi ricorderò sempre per tutta la mia vita, una sensazione di estrema libertà, una sensazione di leggerezza totale, perché poi comunque surfare un'onda, soprattutto col longboard, che è uno stile di surf dove la tavola sembra che è tutta rallentatura. Ok. E quindi mi ricordo, poi non so, gli anni poi i ricordi cambiano, quindi magari o no. Però mi ricordo come se fosse stato tutto rallentatore, questa sensazione di dire, oh madonna, cosa sto facendo? Dove sono? Che gran figata! È stata questa, diciamo, e me lo ricordo ancora adesso. A parlarne ancora mi viene un po' la pelle d'oca. Guarda, anche a sentirti raccontarla, perché veramente si sente proprio l'emozione di questa cosa. Io questo lo dico sempre ai ragazzi che vengono alla scuola, e ogni volta che poi riescono a surfare la prima onda, e hai gente che riesce già la prima lezione, gente che magari ci vuole un po' di più, però io sempre glielo chiedo, dico allora qual è stata la sensazione? Hai gente che mi dice, guarda, sono senza parole, non so esprimere la sensazione, però la base di tutti è una sensazione di estrema libertà, di un galleggiamento sopra l'acqua, cioè sono questo, una sensazione, a me principalmente mi ricorda proprio una sensazione di estrema libertà e leggerezza, e del dire sono libero da tutto e da tutti. Questa è secondo me il mio feeling, poi ognuno prova il suo, chiaro. Però diciamo che comunemente la gente mi dice questo. Ma è tipo, se dovessi descrivere in tre parole, solo tre parole per descrivere il surf, che è una cosa difficilissima. In tre parole? Sì, oppure tre definizioni, dai, te la rendo un po' più facile. Ok, tre definizioni di più surf. Più facile, insomma. Allora, innanzitutto la prima cosa che mi viene a dirti è una sensazione di libertà assoluta. Ok. Libertà assoluta data dal fatto che, soprattutto quando stai prendendo le onde, che in situazioni di onde abbastanza piccole, quindi che tra un'onda e l'altra passano magari diversi minuti, che sei okay. sulla tua tavola aspettando l'onda, è una sensazione magnifica, nel senso che tu sei nel mezzo del mare e gli unici suoni che senti sono il suono delle onde e del mare, e quindi a me questo dà una sensazione di calma e di libertà assoluta. Okay. Altra sensazione che mi dà è l'adrenalina di quando stai surfando un'onda, e piccola o grande che sia, sempre comunque almeno io provo un'adrenalina che poi è un misto tra adrenalina e felicità. E se le onde sono più grandi magari sono impegnative, comunque è questa la sensazione che mi dà. Un'altra sensazione che ho io del surf è
sempre una ricerca costante al migliorare te stesso quando stai surfando, e quindi è un giocare con le onde. Ogni onda è differente e io paragono sempre le onde del mare alla vita, nel senso che ogni onda che cerchi di surfare e ogni volta che magari cadi è come una caduta che tu puoi avere nella tua vita, no? E ogni volta che cerchi di surfare un'altra onda e rialzarti è un po' come un rialzarsi. È bellissimo questa iniziativa. Sì, no, diciamo che è quello che provo io, quindi ogni volta che c'è un'onda cerco sempre di migliorarmi, di surfarla meglio, di godere di più di questa connessione stretta che hai con la natura. Questo forse potrei descriverti il surf. Wow. In tre parole. Eh beh, bello emozionante, no, questa sì, cosa. È emozionante. Sì, quello sì. Che sempre io consiglio a tutti. Venite a provare a surfare e vi renderete conto di come in realtà. Ma e invece, già che ci siamo, hai progetti futuri di cose con la scuola, di cose particolari? O... Sì, progetti sì, ne ho. Adesso sto organizzando per il futuro dei... Ho un progetto che sto organizzando per il futuro come dei... surf camp, nel senso che sto cercando di far venire della gente che non ha mai surfato dal resto del mondo, alcuni contatti in giro per il mondo, che vogliono provare l'esperienza soprattutto del longboard e quindi degli eventi così che diciamo che sono più in stile con la vita surf. Okay. Poi però ho anche in mente un'idea, siccome negli anni si è dimostrato, soprattutto negli Stati Uniti, che il surfare fa bene a livello psicologico. Quindi soprattutto a persone, molte persone che, adesso non mi viene la parola in italiano, che in spagnolo si dice che non si fidano molto di se stessi, okay. Un po', sì, no, qui sì. Che hanno una bassa poi stima di se stessi. Sì. A bassa autostima. Ecco, persone con bassa autostima, perché mi è successo, cioè, osservando nelle lezioni, mi è successo di molte persone che mi arrivavano, magari erano anche persone con una carriera avviata, manager, okay, o piuttosto che no. Un caso che mi viene in mente era un chirurgo che era molto famoso, un chirurgo australiano, che però aveva, stranamente essendo un chirurgo, una bassa autostima di se stesso, nel senso che lui diceva: ma io non so, non mi fido a fare tante cose, nel lavoro sì, però nella vita la sento diversa, a volte non riesco a affrontare i miei problemi, tutto quanto. E io dicevo, proviamo, vediamo. Innanzitutto gli ho fatto l'esempio del paragonare la vita dell'oceano al surf, tutto quanto. Dicevo, vediamo. Secondo me riesce a metterti in piedi, okay, in base a questi 2 o 3 giorni di lezione che faremo. Lui mi ha detto, ma non lo so se riesco, perché io nella mia vita, a parte il lavoro, non riesco a fare niente. E dopo 3 giorni abbastanza intensi di lezione, però dove ci siamo divertiti. E era una sfida anche per te. Era una sfida anche per me, certo, quello che mi piaceva. Questo signore è riuscito a mettersi in piedi e ha detto che gli è cambiata la sua vita. Ancora adesso siamo in contatto, ma ha detto che questa esperienza gli ha cambiato la vita, nel senso che si è reso conto di poter fare quello che effettivamente vuole nella sua vita. Quindi uno dei progetti è questo, che diciamo che sono in contatto con un ex olimpionico, un allenatore, okay, di nuoto, ex olimpionico, che ha fatto il record olimpionico ad Atlanta mi sembra del 1996, okay, e dove lui praticamente ha adesso sta organizzando un gruppo, una clinica, diciamo, mm-hmm, dove vuole avviare le persone che hanno una bassa autostima allo sport. Ah, ok. E voglio collaborare con lui, e stiamo lavorando su questo, per far sì che queste persone possano anche avere una giornata di surf e dimostrargli che in realtà possono fare quello che vogliono. Quindi il semplice fatto di potersi alzare su una tavola e surfare anche quei 5-10 metri per quei pochi secondi, sono convinto che può cambiare la vita a queste persone. Quindi questo è uno dei progetti che ho per il futuro. Molto bello. Io tra l'altro ho sempre pensato che lo sport veramente aiuta nella vita di tutti i giorni a migliorarsi e a farsi, a sentirsi meglio, ma mentalmente, non solo fisicamente. Esattamente, esattamente. La sport è la cosiddetta sport therapy. E la surf therapy già c'è negli Stati Uniti da tempo e adesso voglio provare a importarla qui. Molto bella. Guarda, qui siamo arrivati allo spot. Siamo arrivati? Sì, finalmente bene, siamo arrivati. Bene, bene. Ora vediamo un po'. Ci sono delle ondine che vanno bene per oggi, perché sono onde piccole, tutto, okay, quanto. Però diciamo che ci possiamo divertire.
Siete pronti? Andiamo. Siamo pronti, andiamo a surfare. Time to get up that great big hill of hope for a destination.